il giorno inserire una crema un po' più leggera, che possa essere un fluido, magari una formulazione gel o meglio ancora un siero. Tutto da valutare a seconda proprio dell'esigenza cutanea. Ritorna un'altra nostra radioascoltatrice al 334-922-29505. Sempre sul fatto che anche lei o lui, non sono riuscita a capirlo, si è spellata o si è spellato. Ecco, lei però ha optato per lo scrub. Quanto è utile fare lo scrub in questi casi? Sì, sì, un uomo. Allora, quanta cura della pelle. Allora, se abbiamo una pelle infiammata, scrub assolutamente no da evitare, così come l'esfoliazione chimica. Io aspetterei magari una settimana dall'esposizione al sole, poi eventualmente potrei considerare uno scrub, però bisogna valutare proprio il livello di infiammazione. E questi trattamenti esfolianti tipo scrub o acidi esfolianti è meglio farli prima, proprio per preparare. Prima di andare al mare, cioè in una giornata tipo, io so che domenica devo andare al mare, mi preparo non solo mentalmente a delle cose che devo portare, una meravigliosa Dakota Jones, e oltre alle creme solari, l'ombrellone e tutto ciò che concerne l'ambito spiaggia, ma prepararmi anche a livello fisico, a livello di cura della pelle. Il giorno prima, storia di un viaggio, il giorno prima, magari una decina di giorni prima. Ah, ok. Esatto, posso usare l'esfoliazione meccanica, che consiste proprio nell'utilizzo di uno scrub oppure di un gommaggio, che fondamentalmente è uno scrub con delle